Ho fatto l'amore anche su quel tratto di mare. Sotto gli occhi di tutti. Perché non mi fai assistere quando fai l'amore con le tue amanti? Te le lavo, te le profumo. Non esagerare. Non avresti mai il coraggio. Io con loro ci faccio l'amore, ma non ci dormo. Dormo soltanto con te. Per te fare l'amore con una donna e dormire con una donna sono due passioni opposte. Passioni opposte? Sì, sì, certo. Hanno scritto un testo apposta per me, si chiama Notturno di donna con ospiti. Il silenzio del cinema ha un senso di infinito. E non sempre la parola che è il teatro risponde all'ardore di chi segue le vie dell'arte come le vie di un sogno. La parola esprime meno, anzi molto meno, della luce. Personalmente vorrei fare solo spot pubblicitari. Lì c'è la sintesi di tutte le arti. Ecco, io credo nell'immedesimazione. L'immedesimazione che mi permette di essere una rosa. Una rosa colpita dal vento. Non ne intervisti nessuna di queste? No, non mi servono. Soltanto attori italiani. Il mio servizio è solo su alcuni di loro. Molti attori non sanno neanche pronunciare la parola cielo. Dicono cielo. E invece si dice cielo. Hai trovato il modo di intervistare quell'attrice? Non so come fare. È quasi impossibile. Non ci si riesce. Nessuno l'ha mai fotografata. Solo chi l'ha vista in teatro anni fa conosce la sua faccia. Perché non ci mandi mamma? Ruberesti qualcosa per me? Rubare? Dipende da quanto mi dai. 1000 lire a parola. Che vuol dire? Ecco, per esempio, se tu riuscissi a trovare il modo per entrare in casa di questa donna, cosa non facile, magari spacciandoti per un'attrice. Perché un'attrice? Perché la signora in questione affitta camere solo ad attori. Se tu riuscissi, dicevo, a entrare nella sua casa e strapparle una dichiarazione qualsiasi, non so, per esempio, ho lasciato il teatro per il mare, 6000 lire. Non cominciare a bleffare, le parole sono 7. E se avessi molte cose da dire? Vabbè, ci metteremo d'accordo. Sei sempre così indisponente. Andare in casa di una vecchia attrice con un microfono nascosto in seno. Come in un brutto film americano. È la sua voce che mi interessa. È importante. Dammi l'occasione di essere orgoglioso di te. No, non insistere. Ti prego. Se dovessi fare tardi, metti a letto Natalia. Domani deve andare a scuola. Va bene. Mi hanno detto che affitta camere solo agli attori. Sì, dopo avergli fatto un provino se non sono noti. Abitano anche attori noti qui? Ogni tanto. Stia attenta ai gradini. È arrivata. L'ho sentita. Chi l'ha indirizzata qui da me? Un regista. Prego. Si accomodi. Non faccia caso ai gatti. I gatti? E dove sono? Nascosti, sotto i mobili. È molto bello qui. Come bello? Non vede che è tutto finto. Io mi ricordo di lei, sa? Grazie. Io invece non l'ho mai vista. Si sbaglia. Lei mi ha già vista. No, 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 no. Come no?
In teatro, alcuni anni fa, recitavo la parte di una bambina nel risveglio di primavera. Mi dissero che lei era in platea con un signore. No. Posso dimenticare un volto, ma non dimentico mai il timbro di una voce. Adesso l'aiuto a ricordare. Che cosa volevi chiedermi, Melchiorre? Che cosa volevi chiedermi, Melchiorre? Beh, per lo più mi ci manda la mamma. Sono famiglie poverissime, poverissime, ti dico, con un mucchio di bambini. In genere il padre non trova lavoro e loro subiscono il freddo e la fame. Proverei una grande gioia nel poterli aiutare. E se anche fosse vero, ci andrei volentieri. Ci andrei più volentieri, voglio dire. Mi farebbe molto piacere poterli aiutare. E che c'è di male se te lo sto chiedendo? Ma se te ne prego, se te ne supplico. In tutta la mia vita non ho mai preso le botte. Ma se te ne scongiuro. Avanti. Avanti, Melchiorre, picchiami. Te ne prego, Melchiorre, picchiami sul viso. Così non mi fai niente. Così non sento niente. Non sento niente. Picchiami sul viso. Sulle gambe allora. Sulle gambe. Picchiami sulle gambe. Più forte. Più forte. Più forte. Più forte. Più forte. Signora Marischi. Signora Marischi? Signora Marischi? No. No, 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 no. Proprio no. No. Assolutamente no. Mi scusi, credevo che lei fosse là. Là? Dove là? Dietro quella porta. Dietro una porta finta? Perché mi ha detto di no? Non mi ricordo di lei. La sua voce non mi dice assolutamente niente. Allora probabilmente era un'altra quella volta a teatro. Venga, le do una stanza in fondo al corridoio. Per ora aspetti qui. La sua camera deve essere ancora pulita. Mi scusi, ma non è colpa mia se sono qui. Le dispiace se mi riaddormento? Io non so che fare. Non ti preoccupare. Torneranno a prenderti. C'è un telefono qui. Un telefono? Ah. Di fronte alla porta a destra. Grazie. Ricorda, lei, quando pulisce, accarezza gli oggetti e li sfiora. Non toglie la polvere. Tocca le cose solo per ricordarsi di loro.
Lei è come cieca. E ha bisogno del tatto per scoprire il mondo intorno. In scena, chi è di scena? Ehi, tutto bene? Sì, sono arrivata un minuto fa. Lei è una donna strana. Pensavo fosse più anziana. La casa c'è uno strano salone, c'è... è curioso. Ci sono quadri, grandi finestre. La senti bene la mia voce? No, non lo so, non posso parlare di più, ti telefono di nascosto. Il microfono funziona. No, no, va tutto bene. Sì, sta tranquillo. Le farò dire più cose possibili. Non ti preoccupare. Ci penso io, d'accordo? Per favore, telefonate brevi, eh? Aspettiamo chiamate di lavoro, grazie. Di scena? In scena? Le chiedo scusa. Mi ero completamente dimenticata di lei. È che... mi sono addormentata in camerino. Le prove sono finite da un pezzo, tutti se ne sono andati. Ho preso una sbornia superba stasera. Posso affrontare un esercito di soldati tedeschi! Aldo! Vinicio! Vinicio! Sono ubriaca. Ho il fuoco dentro, ma non nel cuore. C'è qualcosa in me che non si può più riscaldare. La mia anima. La mia anima è fredda come una tomba. Se tuo viso fosse stato davvero importante, avresti dovuto averne più cura. Devo smetterla di raccontarmi delle storie. La vita è dietro di me. Quello che è stato non sarà più. La coppa è vuota. Non resta che il fondo. Soltanto un po' di fondo. È sicuro, Paola, è certo. La morte, sorella morte, non è lontana. Dal corridoio viene una corrente gelida. È
Ecco il luogo più adatto per chiamare gli spiriti. Vinicio? Vinicio? Vinicio! Dove sei, figlio di un diavolo? Lei adora esprimersi con gesti osceni. Lo fa per provocare chi la sta osservando. Lei è di una divina oscenità naturale. Favolosa. Sono troppo vecchia. Devo smettere di bere. La 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 la. Alla mia età, la gente va in chiesa e si prepara a morire. E io sto qui a fare la buffona. Adesso mi vado a mettere le mie scarpine color blu Maria Luisa e il mio abito preferito. Quello color del lago Trasimeno quando nasce l'alba. E tu chi sei? Chi cerchi? Sono io, Vinicio, il suggeritore. E cosa ci fai qui? Passo tutte le notti a dormire in cucina. Ma per carità, non lo dica a nessuno. Non ho un posto dove andare, mi creda. Vinicio! Questa sera mi hanno chiamata 10 volte alla ribalta. Il pubblico era in estasi. Andiamo. No, no, non te ne andare. Guarda, il sole è tornato. Signora, è ora di andare a dormire. No. Non voglio. Ho paura della solitudine. Nessuno mi vuol bene. Ma signora, il pubblico l'ama. L'ho visto io questa sera. In ogni caso, io l'amo. Io l'adoro. Sa che conosco tutto il suo repertorio a memoria? Ascolti. Con che compagnia lavori? Bella,
detto, Carla, che ti sei spellata le mani dagli applausi. Non te lo faccio più. Ma guarda te sta fetente. Ah, bravo, bravo, Vinicio, bravo! Bravo, bravo, bravo. Sai che prima di fare questo lavoro servivo nell'esercito? Faceva la Croce Rossina. La Croce Rossina. No. No! No, no! 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 No, no! No! Le dispiace togliersi quella camicia? Sa, quel colore per noi gente di teatro. Mi scusi, ma io non... Nessuno la guarda. Se vuole restare. E penso che la voglia. È meglio che si tolga la camicia. Si è addormentato. Quando ero piccolo, ho chiesto la differenza che c'era tra l'incesto e l'incendio. Quelli me l'hanno spiegato, però io non devo avere capito molto bene perché dopo un po' ho dato fuoco a mia sorella. E qui un bel applauso. E tu, Eugenio, guarda da un'altra parte. Quando ero una giovane attrice, ricordo che un uomo si innamorò di me. Sapessi che talento avevo. Recitavo anche i classici. Pirandello. 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 Devo leggere a voce alta? Sappia che mi sono offerta per la strada al primo che passava. Mi volete far dire tutto? Tutto? Anche quello che nessuno confesserebbe mai neppure a se stesso. Mi passai la cipria sul viso prima di uscire dall'albergo, con il veleno nella borsetta. Uscendo mi guardai come lui aveva previsto. Fino a un momento prima io non lo sapevo. Io non potevo sapere che l'avrei fatto. Avrei potuto, come niente per esempio, non lo so, rimandare l'idea se soltanto il destino lo avesse voluto. Se soltanto avessi incontrato qualcuno a cui fossi piaciuta. E che mi fosse piaciuto. Io non lo so, non lo so se mi sarei uccisa. La cipria me l'ha rodata e anche un po' di rossetto sulle labbra. Ma che dice mamma? Non si trucca mai. E mi ero messa apposta a questo abito celeste. Pirandello. Vestire gli ignudi. Ersilia Drey. No! No! Basta con Pirandello! Ma cosa fa? È impazzita! La signora Blu! La conosce, Joyce! Sì, quella mattina lo fece arrossire quando gli montai addosso in quel modo e lo sbottonai e glielo tirai fuori. Gli tirai indietro la pelle e lo feci venire nel fazzoletto facendo finta di non essere eccitata. Sì, hanno tutti voglia di rientrare da dove sono usciti, quei porci. Maiali, quei maiali, porci schifosi, maiali.
E allora, che te ne pare? Lei è meravigliosa. Ma io la preferivo quando cantava così. Fatto. Qualcuno aveva staccato la corrente, chissà chi. Sarà stata un'incursione improvvisa e inaspettata delle SS. Un rastrellamento. Oh, mi hanno rotto le costole. I figli di puttana. Basta, stronzo! Ma perché nessuno li ha inseguiti? Inseguirli? E come? È la follia. Magari hanno sotto una banda armata. Lei è sconvolta. Venga, le do qualcosa da bere. Valeva molto la collana? Un valore affettivo. Come? Vuol dire che non valeva niente, in denaro? Poco. Perché? Non si lasci fuorviare dalle sue espressioni. La signora non diceva sul serio. Stava recitando. Recita sempre la signora. Ma almeno avvertiamo la polizia. Come sono entrati? La difficoltà non è poter entrare in questa casa. La difficoltà è poterne uscire. Ma intanto quelli sono scappati via. La madre scuote il figlio e gli dice: su, Ernestino caro, devi alzarti, è ora di andare a scuola, sbrigati, altrimenti arriverai in ritardo. No, protesta il figlio, non ho nessuna voglia di andare a scuola, la detesto, perché dovrei andarci? Beh, prima di tutto, dice pazientemente la madre, perché sei il preside. È che le barzellette non riescono mai a farmi ridere. Anzi, molto spesso mi fanno l'effetto contrario. Sono contento che le abbiano rubato la collana. Io scrivevo per il teatro un tempo, poi ho smesso perché ho capito che il mondo non è più teatrabile. Ehi, guarda cosa le hanno lasciato. Che bella immagine. È un capolavoro. Uno di quei ladri le ha lasciato il segno. Deve essere senz'altro un artista.
se ne sta andando. La nostra amica ha disgustato anche lei. Forse. Non sei mai stato con una donna? No. Allora ascolta, io sono un uomo, tu sei una donna. Non devi aver paura, non facciamo niente di male. È soltanto una commedia. E allora? Credevo che te ne fossi andata. Sono stata in bagno. Non sente che mi stanno chiamando? Fermala, non lasciarla andare via. Adesso vengo! Come avete detto? Non sento niente! No, no, non mi aspettate! Sono in visita da una vecchia conoscenza! Una vecchia conoscenza? Vecchia! Chi te l'ha detto che sono vecchia? Guarda! Sono vecchia io? Sono vecchia io? Eh? Sono vecchia io? Un microfono. Ma è sicuro che tu sei una spia! Devi essere una spia! Vattene via, esci subito da questa casa o ti massacro, hai capito? Io ti massacro! Ti ammazzo, no, ti massacro! Non le spiego! Mi rubi le parole, il respiro, i sogni! Io... Mi rubi il tempo con questo... Io... con questo avido orecchio meccanico! Io posso... Ma perché la... Posso... Eh? Chi ti manda? Posso spiegarle, mi faccia parlare! Ladra! Ladri! 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 Signora Mareschi, mi ascolti, la prego. Io sono... Vinicio. Vinicio, io ho freddo. Vinicio. Ha sentito? Lei si comporta sempre così. È normale per lei.
Che carino, quel microfono sembra un topo. Chissà se quel mascalzone funziona ancora. È troppo tardi per qualche dichiarazione. Che peccato. Non le ho ancora parlato della mia vita. Ma se vuole le do carta e penna. Adesso vi spiego tutto. Ma non c'è niente da spiegare. Rimanga e basta. Vinicio, ho i capelli troppo lunghi per fare Romeo. Vinicio! Come devo chiamarti? Dimmi il tuo nome e io ti dirò il mio. Il mio nome non basta per dirti chi sono. Il mio nome, cara santa, mi è tanto odioso perché è un tuo nemico. Se lo avessi qui scritto, lo straccerei. Il mio orecchio non ha ancora bevuto 100 parole di quella voce che già ne riconosce il suono. Non sei, Romeo, un Montecchi tu? Nell'uno nell'altro, se entrambi non ti piacciono. Sulle ali leggere dell'amore ho scavalcato questi muri. Nemmeno la pietra riesce a fermarlo. Amore non teme ostacoli. Amore quando una cosa desidera è pronta a conquistarla. Perciò non temo i tuoi parenti. Se ti scoprono qui, ti uccideranno. Mi nasconde alla vista il mantello della notte. Se tu mi ami veramente, ci trovino pure qui insieme. Meglio finire la vita per il loro odio che ritardare la morte nel vano desiderio del tuo amore. Oh, gentile Romeo, se tu mi ami, dimmelo francamente. Se pensi che troppo presto ho ceduto, allora aggrotterò le ciglia, sarò spietata e ti dirò di no. Perché tu sia costretto a supplicarmi, altrimenti non te lo direi mai. Per nulla al mondo. È vero, mio bel Montecchi. Io sono troppo innamorata di te. E tu potresti per questo considerarmi leggera. E dunque perdona al mio amore. E non ritenerlo indegno per questo mio abbandono che si è rivelato nella oscurità della notte. Sei tutta la mia gioia. Andiamo a cena. Non mi avete portato niente? Ecco qua. Oh. Il succo l'ha fatto Vinicio. Che brava. Che meraviglia. Ci vieni a vedere il mio spettacolo domani sera? Mi dispiace, ma non vado mai a teatro. Mi vergogno. E di che? Sì. Mi vergogno per gli attori, mi imbarazzo per loro, non ci resisto. Devo chiudermi gli occhi. Non dire stronzate. Ma dai, andiamoci. Se vuoi, t'accompagno io. E come accompagno io, non accompagna nessuno. Sapete che mi è successo in trasmissione? E cosa vuoi che succeda alla radio? Mi ha chiamato una bambina e mi ha detto, lo sai che aspetto un bambino? E che età aveva la bambina? Non lo so, da dentro la radio non si vedeva. (Ride)
Su, avanti, mangia. E non fare storie. No, non mi va. Allora vieni di là con noi. È il compleanno di Carla. No, non vengo. C'è ancora la vittima di là, se mi riconosce. Ma dai. Se hai spento la luce prima di derubarla. Quella collana non vale niente, è di vetro. Adesso ci penso io. Ma gli uomini si eccitano quando ti sentono. Peccato che non possano vedermi. È meglio non vedere, è meglio il buio. Io quando faccio l'amore con Angela chiudo sempre gli occhi. Il piacere che mi dà è il buio. E il buio perfetto è l'infinito. A me piace recitare in spettacoli un po' bui. Caro mio, tu quando scopi con Angela chiudi gli occhi per non guardarla in faccia. Ora ti trasformo completamente. Ma che hai da guardare? Ma ti sembra quello il modo di venire a tavola? Ancora con il costume di scena. Ma senti chi parla, tu, che ci fai mangiare con la gattona dentro gli occhi. La mia pelle non è un costume di scena, è il mio costume di vita. Buone, buone. Domenica ha ragione. Magari così lo sporchi il vestito. Che bisogno c'è di tenerlo tutto il giorno? È per non uscire dal personaggio. Oh. Adesso ci siamo proprio tutti. La compagnia è finalmente al completo. Un mazzo di cartoline pronte per essere spedite. E che cos'è questa storia delle cartoline? Siamo dei viaggiatori illustrati. Portiamo vedute, impressioni di immagini d'altri. Tu di dove sei? Fiorentino. E tu? Molto vicino a Parigi. Di Rieti. Toscano. Del paese dei balocchi. Rapallo. E lei? Non mi ricordo più. Guardate il muto. Sapete perché amo questo paesaggio? Perché non esiste più. È perduto per sempre, come la mia infanzia. Senza che ce ne accorgiamo, noi siamo concimati dalla stessa terra che nutre i fiori e questi paesaggi. Guardate. Guardate queste cartoline. Sono dentro di noi. Sono noi stessi. E ogni volta che spostano qualcosa, distruggono edifici, estirpano alberi, è come se lentamente ci ferissero, ci amputassero. E così, senza saperlo, cominciamo a morire. Perché muoiono i luoghi. Perdiamo i pezzi del nostro essere. Cosa ha detto? Non so. Deve aver parlato di paesaggi. Figuratevi che l'altro giorno ho sognato il paese della mia infanzia, che non esiste più. Era bellissimo. Mi sono svegliato ed ero in lacrime. Come poetico, Franco. Vedrete che prima o poi ci scriverà un testo su misura.
sposa bagnata, sposa fortunata! Ma il colmo, Carla. Nessuno ti ha fatto un regalo. Abate, abatecola, abatelli, abate, abattini, abattucci, abatucco, abora, borini, aborosi, abuti, abutoni, aceri, accari, ceruti, acorali, acorucci, adani, adanesi, La smetti! Non ho nessuna intenzione di smettere. Se vuoi saperlo, ho deciso di recitare a memoria l'intero elenco del telefono. È il mio regalo per Carla Baldini, Balducci, Baldoni, Bartali, Barini, Barrosi, Bersani, Bertani, Bertacci, Bertocci, Billi, Billini, Bulzoni, Cardini, Carducci, Cellini, Cerquetti, Cerquoni, Cinquetti, Corsetti, Corsini, Cuori, Danieli, Danucci, Danzeo, Dorigo, Dazzara, Dazzeri, Dazzuti e... All right. Adesso cacciate 3.000 lire a testa, prego. Per la pasta. Le voglio adesso. Subito! Non puoi aspettare un po'? No, no! Subito! Dai, non fare il bambino. Il mio dovere l'ho fatto. Non rovinarci la serata. Se volete il secondo, cercatelo in cucina. Questo è per me. Anch'io ho contribuito al pollo. Ti sei già mangiata il culo. Non mi sfugge mai niente. Mi dai l'ala? Tu mangia la tua merda. Condita con la tua isteria è il cibo migliore del mondo. Vacca. Carla, questo è per te. Dai questo a Carla, facchina. Io non voglio più niente, grazie. Sto già male così. Carla, non è che ti senti male davvero? Chiamatemi un confessore. Sento che morirò prima di mezzanotte. Se hai un po' di pazienza, ti confesso io. Ma che hai da ridere, mia cara? Tu credi forse di essere ancora viva? Dio, Dio, mi piacerebbe morire per cambiare un po'. O voi, malati di cancro, o voi, sifilitici, voi, morti potenziali, voi, teatranti da camera, voi, interpreti del teatro del mondo, voi, sepolcri imbiancati, voi che non siete di questo mondo, voi, dediti all'aborto, voi, penosi personaggi, nulla tenenti, qui loro non sentiranno nulla che non abbiano già sentito, qui non vedranno nulla che non abbiano già visto. Chi è? Non ci fare caso. È un attore che sta ripassando la parte. Guardate noi cosa ci siamo preparati. Altro che pollo. Mi passi l'acqua? Buonasera a tutti. Buon compleanno, cara. Sei bellissima vestita così, sembri la Madonna del grano. E questo è un altro regalo. Siediti qui. Che cosa fa? Ci lasciatelo stare. Vi avevo detto di venire dopo cena. Ciao. Quel posto è occupato. Non più. Siediti pure. Vieni, siedi qui. Tu sei Carlos, il famoso imitatore. Che cosa stai facendo di bello ora? Per il momento niente. Vivo della mia pensione. Nella mia vita non ho fatto altro che assorbire avidamente la vita di tanta gente che ho finito per dimenticare la mia. Chi sono io? Spegniti, breve candela. La vita non è che un'ombra che cammina, un povero commediante che si pavoneggia e si agita sulla scena del mondo.
Sei un'attrice anche tu? No, io sono un'intrusa. Qui ci sono già stata. Ti ha sentita recitare? La fai bene la parte di Vendola. Hai una bella voce. Lo sai che... È l'unico testo che conosco a memoria. L'ho recitato di fronte al pubblico una sola volta, per una recita di beneficenza. L'ho fatto anch'io, quando andavo a scuola di recitazione. Facevo Melchiorre. Si parla solo di teatro in questa casa? No. Se vuoi parliamo d'altro. Come ti chiami? Antonio. Sono venuto a Roma dopo essermi liberato di una moglie, di un figlio, di un padre e di una madre. Per continuare ad essere soltanto... Un eterno adolescente? Sì. È una vocazione. Come recitare? No, quello è un istinto. Com'è carino questo bambino. Ti somiglia. Peccato non averlo qui. Cosa vuoi fare? Melchior. Hai una ragazza? Diciamo, un'amicizia erotica. Con questa cinghia, ad esempio. Oh, com'è forte! Come mi sono divertita a fare quella parte. Sì. Non vorresti darmele una sola volta? Con quella cinghia? A chi? A me. Ma che ti salta in mente? Che male c'è? Smettila, io non te la do. Ma se sono io che te lo chiedo? Ma sei impazzita? Non sono mai stata picchiata in vita mia. Non puoi chiedermi una cosa simile. Ti prego. Ti prego. Adesso te lo insegnerò io a pregare. Non sento niente. Non sento niente. Te l'ho detto, così non tirati sento niente. Sì. Tirati sulla mano. Dai. Sì, sulle gambe allora. Picchiami sulle gambe. Sì, più forte, picchiami sulle gambe. Più forte. Adesso stretta più forte. Più forte, più forte, picchiami più forte. Adesso sì. Scaccia io il demonio. Più forte, più forte. Il giorno dopo la ragazzina sale sul fienile. Melchiorre è lì supino. Gli si inginocchia accanto, gli sussurra qualcosa nell'orecchio e lo invita ad uscire, anche se stando il temporale. E adesso Melchiorre cerca di baciarla. Sente battere forte il suo cuore. Vendola dice che ci si bacia solo quando ci si ama. Non è il nostro caso. E i due adolescenti, nudi sul fieno, cominciano a far l'amore, inconsci di quello che stanno facendo. Thank you.
Che stai facendo? Dormi. Dormi, figlio di puttana, è quasi l'alba. Devi dormire. Lo sai che tua madre non vuole che tu dorma vestito. Che cazzo stai dicendo? Ti comporti come lei adesso? Perché? Tua madre ti fa questo. E questo. E questo. E questo. E no. E no, caro. No, piccolo clown. Questo non ti è permesso. Non ci provare più. Noi attori abbiamo sempre bisogno di un pretesto qualsiasi per sentirci qualcuno. È come se fossimo delle canne vuote che aspettano il vento che le muove. Forse è meglio vederci sul palcoscenico che nella vita privata. Cosa dici? Non sono d'accordo. No. Devi accogliere la mia sfida. Sono pronto. Qui, davanti allo specchio. Voglio guardarmi in faccia mentre facciamo l'amore. Vuoi che ti chiami Vendla? No, non chiamarmi. Pensa solo a farmi male. Quando un partner non accampa pretese sulla libertà dell'altro, può portare alla felicità di entrambi. Parole tue. Scusa, ma appena fatto l'amore, io e lui vogliamo rimanere soli. Sandro, rimetti la musica. Alzate la voce! Voi due cantate più forte! Hai sentito che bei gemiti venivano dalla camera di Antonio? Sapessi come sono incazzato. E tu? Io?
Io me ne fotto. Gliela farò pagare cara, quello stronzo. E mamma? È rimasta su. Tornerà a casa più tardi. Cosa le è successo? Niente, ci ha fatto uno scherzo per metterci paura. Siete proprio negati per la musica. Bene, bene, bravi, bravi. Andiamo a prendere un po' d'aria. Se non imparate bene l'inglese, nessuno vi scrittura. Gli uomini votati al male possiedono delle virtù virili. Cosa che tu non hai. Ho fatto il amore in carcere. Il mondo dei criminali sa di sudore, di sangue, di sperma. Che cosa hai fatto? Non si può raccontare. Un linguaggio particolare. Durante gli amplessi mi sussurravano delle cose straordinarie. Bella sorca. All'alba tutto si dimentica. Perché non scrivi un libro sull'argomento? Genet lo ha preceduto. Lo ha già scritto Genet. Chi è Genet? Una checca. Una checca. L'ho capito perché Vinicio se n'è andato. Che ti credi, ce l'ha con me. Non tollera quello che faccio. Ma che bisogno c'era? Mi hanno rotto. Sempre a recitare cieco. Se questa è una pensione teatrale, tutto il teatro deve esservi rappresentato, no? Ma che cosa c'entri tu col teatro? Mica sei un'attrice, sei solo un esibizionista. Tu sei un porco. Non sono io che ti guardo. Io sto solo interpretando la parte di un vecchio porco che ti guarda. Cos'è? È possibile che sporchi sempre tutto di sangue? C'è nessuno disposto a far danzare una divina? Resti con me stanotte. Non posso. Anch'io devo essere corretta con te. Perché anche tu mi sei molto simpatica. Posso dirti la verità? Certo. Io non sono Paola Mareschi. Domani facciamo due repliche. Una pomeridiana e una serale. Ma che c'hai da ridere? Oh no, stavo pensando a quello che avevi detto prima, a tavola. Che non ti cambi per non uscire dal personaggio. E ti fa tanto ridere? Oh no, stavo solo pensando al personaggio. Chissà che cosa sta combinando lui adesso. Per uscire da te, quale sarà la sua via d'uscita? Questa.
Sei ancora qui? Sembra che tu abbia paura di andartene. Ah, capisco. Il teatro è maligno. La gente di teatro può essere spietata. Se ti agguanta, non ti lascia più. Facciamo un patto. Se io ti dico come stanno le cose, tu devi dimenticare tutto di Antonio. Io so tutto. Non essere dispettosa. Non svelarci il mistero. Bene, bene. Ti vedo decisa ad andartene. Non sarò certo io a trattenerti ancora. Comunque, poiché la voce della mia amica non vi servirà più, visto che ormai sai la verità, di a Vittorio di fare un'intervista a me. Non si sa mai. Magari qualcuno la vede e mi offre una scrittura. Non essere così sorpresa. Sì, Vittorio ed io eravamo d'accordo sin dall'inizio. Non lo sapevi? Non te ne andare così. In fondo, serate come questa non capitano mica tanto spesso. Oh, merda. Sapessi come odio i campanelli. Arrivo! Oh, no. Mi dispiace, ma dobbiamo prendere tutto. Tranne i letti se c'è qualcuno sopra. Per favore, una proroga. Una piccola proroga. Impossibile, è già la terza volta che veniamo. Si accomodi di là. Ah, senti. E quando parlerai di me, perché ne parlerai, ti prego, sii gentile. Lidia! Lidia! Lidia, aspetta! Dove stai andando? A casa. Ma come, lasci la stanza? Non ho mai preso nessuna stanza. Mi lasci così, senza... Sì, ti lascio senza. Ho fatto l'amore con te perché avevo la febbre. Bugiarda. No, è la verità. E allora perché non sei andata via con lui? Perché non era il momento giusto. Quella casa, il teatro. Ma quale teatro? Quella casa è una gabbia di sciacalli disposti a tutto, pur di avere un'intervista. È comprensibile. Visto che c'è chi è disposto a tutto per intervistarli. Adesso ti devo salutare. E poi non voglio fare nessun torto a Vinicio. Torto? Quale torto? Non far finta di non capire. Non si preoccupi, ci penso io a spedire la ricevuta. Cosa racconti in giro?
Si chiama Vinicio, era di questo paese. Lo conosco, è un attore. Non può essere sepolto in un luogo consacrato. Sono qui, sotto il letto, al funerale di Vinicio. Su, buono, buono. Cosa c'è? Sono andati via tutti? Quasi tutti. E mio figlio? È in camera sua. Sta smontando una moto. Rubata? Rubata. E lei cosa ha intenzione di fare? Domani dovrebbero chiamarmi da Milano per una scrittura. Così potrà pagarmi l'affitto della stanza. Ho deciso di tornare al teatro. Sono disposta a rilasciare un'intervista alla televisione. Non vuoi che continui il gioco? Per l'amor di Dio! Ti ho seguita attentamente stanotte. Mi sono sentita male. Devo ammettere che sei stata perfetta nella descrizione dei fatti della mia vita. Vinicio ti ha informata sui minimi particolari. Quello che non andava invece era l'interpretazione. Pessima! Priva di qualsiasi emozione. Non a caso sei disoccupata da 2 anni. Non è ancora nata quella in grado di sostituirmi. Hai ragione. Io sono un'attrice senza le qualità necessarie per rappresentare un mostro. Stupida. Non è una parola offensiva quella. Adesso basta. Mi hai rotto i coglioni. È stato un gioco per farti un favore. Un favore lasciato a metà. Per mettere le mani su quella ragazza, per non dire di peggio. Ho seguito il mio istinto. Come sempre. Avanti! Esci fuori, avanti! Lasciami! Canta! Bollo! Lasciami! Avanti! Avanti! Fallo finita con questa stupida reclusione! Avanti! Aria! Lasciami. Sei ridicola! Ridicola! Lasciami! Avanti! Esci da questa stanza lurida! Avanti! Insegnaci come si recita! Siamo lasciami. Tutti impazienti di imparare!
la morte di Vinicio, la sorte di mio figlio. Tutto mi lascia indignata. Si è grandi attori solo quando dentro di sé si ha qualcosa di mostruoso e io ho le carte in regola. Comparirò davanti agli spettatori con un vecchio viso stanco e pieno di rughe e cercherò di dare al mio corpo e alla mia maschera di donna un'anima. Credo proprio che il mondo sopravviverà anche senza la mia immagine. Dio ha creato la morte per farsi perdonare la vita. Stop! Tagliamo qui. Questa non la monti? No. Ma come? Quella si uccide in diretta e tu... Se fossi in te, monterei tutto. Paola, in questo programma, mi serve come una sorta di simbolo. Il vecchio attore di teatro che non si concede alle altre forme di spettacolo. Ma il suo è stato un gesto consapevole, lucido, una rappresentazione. Io la preferivo quando recitava Il canto del cigno. Almeno da come ce l'ha rappresentata Silvana. Antonio si era innamorato di me, non voleva che venissi più via. La rifaresti ancora, un'esperienza come quella? Se vuoi. Sai, mi ha anche detto che mentre lottavi con lui ti sei subito arreso. È vero. Perché sul suo corpo c'era il tuo odore. No, non mi seppellite qui. È troppo profondo. Non riuscirò mai ad uscire la notte. Ho promesso a Paola che se fossi morto prima di lei, le sarei apparso in sogno per convincerla a tornare a recitare in teatro. Oh, che bella giostra. Sono uno dei pochi attori che in questo paese canta, balla e suona, disoccupato. Seduzione, seduzione, seduzione. Sedurre e cambiare città, prima che... Il mio più grande desiderio è far morire la gente dal ridere. Certi attori del teatro italiano ancora non sanno pronunciare la parola cielo, dicono cielo. Invece si dice...